accendo una sigaretta perché mi devo concentrare molto. E si concentri? Aspita, che bella mano. Fortunata proprio, tiene una mano miracolosa. Fiorentina Udinese. Fiorentina? Della Violetta io. Parli, parli, a Giafa 13. Juventus Catania. La Juventus? La Juve, vince la Juve. Madamina, sì? Madamina, le faccio fare un affare. Guardi questo, guardi, Acciaio e oro. Vai le capusta. Guardi, questo qui nella gioielleria che c'ha spese di negozio e di personale costa mezzo milione. Ma io c'ho bisogno, glielo do per 40.000. Ma che cos'è? Oro e acciaio? Guardi, con lei voglio essere onesto. Questo qui, l'oro è proprio oro. Mentre l'acciaio non garantisco, Facciamo 20.000. 20.000? 20.000. Vabbè, forziamo, mi voglio rovinare, mi dia 20.000, non ne parliamo più. Parla più? La stereofonia! La stereofonia è il mio vizio, signori! Questa settimana è la settimana del boom! Che cosa vi offro? Un buco e una Giovanna Nannini al prezzo speciale di un inglese, signori! Culio! E perché compra il lunch blind di Spirolino, il pupazzo di Pierello in omaggio, signori! Allora, 1, 2, 3, 4, 5 lo comprate! 1, 2, 3, 4, 5, 6 lo comprate! Avanti bene, madamina, ma cosa aspettate? Avanti, venite a prendere il pesce fresco! Su, tutti da questa parte, su! Il mare è impazzito! Avanti! Senta, la vista! Mi dica. Ma queste vongole mi sembrano un po' smorte. Smorte? Sono talmente vive che respirano ancora! Le vongole respirano! Respirano le vongole! Respirano! Bene, me ne dia 2 chili. 2 chili? Subito, signore. Ecco. Pescatore? Sì? Comandi, signore. Sono fresche queste aragoste? Le aragoste? Sono freschissime. Ma il colorito è pallido. Ma che pallide? Le aragoste sono freschissime. Freschissime. Le aragoste sono freschissime. Le aragoste. E quando dico aragoste, intendo aragoste di prima qualità. Crostacei ancora vivi, pescati poco fa in acque purissime e profonde. 5. 5. 10. 10. E 15. E l'uomo campana, Sì, ma campa male, monsieur Andronico. Qua dobbiamo revisionare un po' lo stipendio. A me non mi basta, rischio troppo qua sotto. Ogni volta sono vive. Io metto insieme 2 batterie di tiro, sono 48 volte. Un giorno o l'altro finisco come sacco e vanzetto. Ma non esagerare, queste sono per gli spaghetti. Grazie. Sono vereci. Respirano. E ti pareva. La ditta vuole rovinarsi. Ciccio, lo sai com'è morto questa ragazza? Morto mille film americana, ma te la brutta voglia. E certo, è morto sulla sedia elettrica. Sulla sedia elettrica, fulminato con la scossa. E il suo boy è stato il fedatore del nostro amico lì. Noi ringraziamo Dio che ci abbiamo da mangiare, ci abbiamo un bel lavoro, né? E che ci dà anche soddisfazione morale. E tu che ne pensi, Leo? Esatto. Oggi ho letto una mano fatta a pelle di culo che mi ha dato tutti i risultati con la schedina. E sta settimana, se faccio 13, ti dicendo l'attività a me, tienetela tu l'attività, c'è di più ragazzi, che litighiamo, non ci abbiamo la linea nessuno. Signore, non mi guadagno, finita l'amicizia. Vieno, con Raffaele ti vuole parlare. E va anche di fretta. Ma veramente io c'ho da fare con i miei amici? Anche lui ha molto da fare. No, Lino, fai pure con comodo, vai, non fare aspettare per me. Vai, vai, non ti preoccupare, ci potremmo fare. Non c'è, che qua sono poi grosso, voglio un... Buongiorno, don Raffaele. Non sai la gioia, Lino. La gioia. Sapesse la mia, don Raffaele. Come stai in salute, Linuzzo nostro? Perché io ci tengo alla tua salute. Se ti succedesse un guai, tocchiamoci le palle. Sono le vongole vereci che mi ha dato il pescivendolo. Sarebbe molto seccante, no, Linuzzo? Chi me li darebbe indietro quei 4 milioni che ti ho prestato? Chi me li darebbe? Don Raffaele, per cortesia, queste non sono le vongole. Ma quando scade questa cambiale nostra? È già scaduta.
E beh, allora facciamo una bella cosa, guardi, don Raffaele. Tagliamo, come si dice, la testa al toro. Tenga, queste sono, la vede, qua dietro la, si vuole degnare di, la 1. Quella grigio chiara, nuova di fabbrica. Sì. La vede. Quella io gliela do volentieri, queste sono le chiavi, io voglio che se la tiene come pegno. Prenda, don Raffaele. Oh, adesso vale 8 milioni e 900 mila lire, chiavi in meno, eh. Agli ordini. Affare fatto, allora? Chiavi in mano. Sì, chiavi in meno per l'accento pugliese. Arrivederci. Senti, Linuzzo. Sì? Poi con i miei 4 milioni che hai fatto? E ho fatto un allevamento, c'avevo 350 mila lombrichi. Porca miseria, una sera di luna piena. Non sono scappati nell'orto del vicino. Sono rimasto solo come un verme solitario. Che stronzo. Subito, don Raffaele. Grazie, don Raffaele. Arrivederle, eh. A disposizione qualunque cosa. Ciao. Ciao, senti, ci stiamo tutti oggi, ci devi stare anche tu. Ho un sistema infallibile. Prego, prego. E quando dico infallibile intendo dire infallibile. Non gridare. Sono 6 doppi e 2 trippe. E 2 trippe e 4 baccalà. Triple. Sì, anche quelli di società, ci facciamo una scelina societaria. La serie C la garantisco io, prego. Capito? Prego. Perché voi ci avete modesti a parte il mago del campionato supercadetto. La serie C è il mio pane, io la mozzico. Sì, come la ragosta mia. E l'ho mangiato oggi. Prego, te ne accorgi stanotte. Bologna Reggiana. La tripla. Poggio a Bari, ci mettiamo la tripla e così siamo sicuri, non c'è nulla. Due. Ma quale due e due? A parlare di minchione, a parlare... Quale minchione? Un Catanzaro tiene un bel modo. Ma chi è l'arbitro? Il signor Ciulli. Forza lo pacchiotto della sera! Madonna, ma perché gridi così? A forza di tenere la cuffia dell'hi-fi sei diventato sordo. Ma chi è? Poggio! Chi sta a schedire vincente? Beh, ci sentiamo, Ciao. Chi sta a schedire a andare? Chi sta... Buonatero! E solo dopo aver calato i cazzoni che si vede se la patala è piena. Pistola! Ma questi sigari cubeni sono arrivati dall'America, ci vuole. Lino? Sì? Lino, allora queste 10.000 lire per sistema ce le dai o non ce le dai? Sentite ragazzi, questo sistema che avete voi di fare il sistema non è che mi convince molto. Mi pare una stronzetta, una cosa da dilettanti, non da grandi giocatori di totocalcio, che è tutta un'altra storia. Mi pare un mezzuccio troppo stupido per opzionare i 13. È sleale. È sleale. Hai capito? Su 3 anni che giochiamo ogni settimana non abbiamo mai fatto più di 4 sleale. Una volta abbiamo fatto 6. Ma non abbiamo vinto mai. Tendere non nuoce, ragazzi. Ritendere. Ehi, lo scontrino alla cassa. Vabbè. Oh. Signorino Rossena, per cortesia, mi segni una mevo. Come segni una mera, una mera? Ehi, Canosa, sono 5 mesi che continui a segnare. Qual è che te paghi? Ma sei proprio di un'ignoranza abissevole, milanesone. Ma che c'è al posto del cervello, lì sotto lo zaffereno? Quelli che segnano sono i signori veri. I poveri disgraziati, quelli pagano. Un vero signore passa ogni tanto, ogni 8-9 mesi, e regola il conto. Ah, sì? Hai mai visto l'avvocato Agnelli pagare in contanti? Ah, perché tu adesso saresti l'avvocato Agnelli. Intanto io mi vesto dello stesso sarto. Questo è cashmere, ignorante. Sì? Ora visto che è cashmere, sono 140.000 lire che mi devi. E grida. Oh, ce l'avete per abitudine a gridare tutti qua. Perché ci devo dare 20 milioni a questo? Sono 140.000 lire. Sì. Oh. Ho finito gli assegni. Ah, sì? E io ho finito l'amaro. Va bene. Lo scontrino la cassa. T'ho freghetto, volevo la schedina. Uè, fatti registrare il cervello, panettone, mangia pulanta. Te lo do io l'avvocato Agnelli, te lo do. Walter, me lo fai un caffè? Sì. Ci è andata vicino la settimana scorsa, Un bel 11, me lo ricordo come se fosse adesso. Juventus Catania. 2. Ma che sei scemo? Che do il 2 alla Juventus perdendo in casa? Adesso mette da retta un mutuo che oltre ad essere mutuo dimostra di essere deficiente. 2. Fammi fare la schedina, parola, ti prego. Senti, se tu mi dimostri perché devo mettere 2, io lo metto, va bene? Ah, beh, lo so che sei breve con le carte, allora.
Che? Devo scegliere. Che stai ridendo? Vedi che sei deficiente, ridi da solo, ridi. Fammi fare la schedina. Juventus Catania. Però mi hai messo la pulce nell'orecchio, stracata. Tu insomma mi consigli questa variante anomala? Tipo acchiappe di varichete, che se facciamo 13. Ah, con la cariola ci danno i soldi. C'è la miseria. Due parole, ti voglio dar retta, guarda. Guarda che metto due, Cateto? Eh? Però ricordati, sguattero malefico, che se io per colpa tua perdo il 13, perché la Juventus vince, guarda che io ti stritolo le palle, eh? Già, due sono le palle. Tu ce n'hai due, certo. E io invece... guarda che c'è con gli occhi, eh? Due sono, due. Posso parola? Allora, sei diventato sordo oltre che muto? Lo laviamo, tu poi detto, sì o no? Ehi, ehi, forza, Teroni, la ricevitoria chiude, eh? 6 anni fa sì che eri bello, magro, pieno di capelli. Com'è che mi chiamavi tu a me? Il mio? Lillino. Certo però che anche tu 6 anni fa eri... Dai, non dirmelo. No, io ti stavo dicendo che eri una bella patonzola. Se vuoi non te lo dico. Com'è che ero? Bellissima. No, dimmi come me l'hai detto prima. No, dai, non mi far dire, mi vergogno. Ero una bella patonzola. Ecco, vedi, tu mi freghi perché sei romantico. Ah, romantico? Andiamo da te. No, da me no, lo sai, c'è mio padre, mia madre, no. Ma insomma, mica siamo più ragazzini. Io che devo fare per stare una notte solo con te? 6 anni fa mi avevi proposto di sposarti. Andiamo da me? Da te? Scusami. Prego. Che c'è dentro? Un regalo del signor Walter. 2 posaceneri, de marmo. Carina, me la immaginavo più piccola. Non credere che c'è il piccolo. Quello di sotto è un borghese piccolo che... Vieni. Andiamo. No, aspetta un momento, fai troppo rumore con quei tacchi. Togliamoci le scarpe, che è meglio. Perché l'ingegnere di sotto è cacacchezzi. È un puffo. Io sono pieno di puffi. Vieni. Questo poi è immancabile. E ti, extraterrone. Aspettami qui, eh. Io torno subito. Mike. Michaelino. Sento disagio. E perché? È tutto strano qui. E perché è strano? Perché 2 lettini? Perché in una dormo di bambù. La camera da letto in un primo momento l'avevo fatto di bambù, no? Poi siccome il letto scricchioleva, allora l'ho fatto, diciamo, alla francese, la poltrona, il letto, la costa. Mettiti a tuo agio, ma mi pare un estraneo, mi pare. Mi pare un estraneo delle volte.
Ma che cosa hai stasera? Non lo so. Sono al massimo del diavolo, sono dell'ingrifamento. Bello, bello. Lillino, che cosa ci fai con Goldrake? Goldrake? Eh? Ah sì, con Goldrake. È una storia vecchia, è perché da bambino ho avuto una carenza d'affetto come Freud. E allora mi condono di questi pupazzetti, capisci? Ti formalizzi? Amore, vieni di qua, devo sul letto francese. Devo sul letto francese, che non ce la faccio più. Mamma! Che c'è, Mike? Mamma, papà, di là c'è Sionino con una... Una cosa. Non mi guardare la pancia, amore, mi mette in difficoltà. Tirala in dentro. E l'ho già tirata dentro. Amore, prendi freddo. Perché non ti metti una maglietta? Mai. Ho sempre schifato gli uomini con la maglietta di lana. Vuol dire che non hanno dentro il calore della libidine. Aspetta, amore, guarda. Hai visto l'orologio qua? Chi ti sembra così? L'avocchetto. L'avocchetto. Bella! Lillino? Ma chi sono quelli? Oh, signore benedetto. Te l'ho già detto. Dunque io mi sono condornato di queste strane presenze. È sempre quel fatto di Freud. C'ho i puffetti, Mazinga, Goldrake. E ti? E ti appunto? E ti? Lino! Chi è quella? Madonna, chi sei? Zitta, troia! Calma, ragazzi. Zitto, porco! E te che ha detto porco? Zitta, troia! E me che ha detto troia! Anche questo te l'aveva già detto. Zitto, porco! Ecco, pure questo. Disgraziata! Fora dalla camera di mio figlio, né? Ma allora è tua mamma? Ma no, lei è la mia! E lui chi è? È il figlio di mia sorella. È il nipotino del porco. È mio figlio! E sto maiale, porta le donnacce in camera di mio figlio! Va fuori da sì! Mi travaglio tutto il dì alla Fiat, a Mirafiore! E faccio un chiol parai per te, ti porca tu! Non ti preoccupare, amore, sono dei marocchini, inseriti a Torino, non capisco. Lino, spiegagli chi sono! Sei una valdracca! Ci vediamo al bar domani! Ripensomi! Ripensomi, perché... Ripensomi! Lino! Sì. Ma no, voi mancate di civiltà, tu e quel balengo di tuo marito. Era la mia fidanzata, era. Ah, e una la fidanzata la porta in camera di un bambino. Ma perché quando il bambino è in camera sua porta anche i suoi amichetti per giocare, io dico qualche cosa. Quella camera è anche la mia. No, oh, no, 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 in questa casa non c'è niente di tuo, niente, sei ospite. E devi ringraziare quel santuomo di mio marito, devi ringraziare. Ma che santuomo, che quello è un... Stronzo! Dove hai messo le chiavi della macchina? Quale macchina? La mia, quella che usi tu, la 1. Ecco, a proposito, questo ti volevo dire. Evidentemente sì. La Fiat, siccome ancora la 1, non è proprio per la quale. La 2 verrà un po' meglio, perché si sente un rumorino. Non è possibile, la Fiat non fa rumorino. C'è un rumorino a semiasso, l'ho portato dal semimeccanico, così. Ti dico che non è possibile. E io ti dico che forse l'hai costruita tu, perché è venuto fuori una stronzetta e l'ho portata al meccanico. Ma hai sentito come mi parla? Ma va a cercare il bolè, fa più che! Le tutta colpa di Garibaldi! Abissino! Mi fa venire una cosa dentro lo stomaco dall'urcia, Michele. Abissino, Congo Belga, Arabia Saudita. Io al posto suo già da un pezzo ti avrei sbattuto fuori da questa casa, disgraziato fannullone bugiardo. Ma possibile che non hai un briciolo d'orgoglio? Ah, io? E tu l'hai avuto l'orgoglio quando ti sei sposato con l'ambacione spambanetto che forse starà la catena di montaggio alla Fiat a fare i parafanghi? Ha fatto la faccia come un parafango! Ticchetti, quello sanno fare solamente i piemontesi. C'hanno la nebbia, guarda il cervello, sono fuschetti. Va bene, io vivo in casa vostra. Grazie, thank you very much, all you. Però vi ho portato anche un raggio di allegria in questa casa di tristezza che mi sembra un loculo continuo, il cimitero monumentale. Puzza di cadavere, puzza. E io poi lavoro. Sì, 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 l'elettrotecnico delle bombole veraci. Sì, l'elettrotecnico delle bombole veraci, allora. Allora basta, Lino! Basta, dico io adesso, che sono la mia dignità. Che cosa che sono? Uno stronzo io, un pupazzo? Prendi Mike e portalo di qua. Porta Mike alla scuola. Vai a prendere Mike dalla scuola. Metti Mike a dormire, che poi manco dorme quel disgraziato maledetto di tuo figlio. C'ha sempre l'occhio spalanca e il burro nella vasca da bagno, c'ha. Ma adesso Spartacus, rompe le catene, capito? Io me ne vado da questa casa. Sì, sì, me ne vado. Guarda, mi sputi in faccia da solo se non me ne vado da qua. Tu! Tu! Ecco fatto. La parola è parola. Raddoppio al sedicesimo su punizione di Di Bartolomei da 25 metri. La Sampa accorcia alle distanze al dodicesimo della ripresa con una splendida azione di Mancini che semina tutta la difesa e batte Tancredi con un secco tiro alla sua terra. Ripetiamo, all'Olimpico, Roma 2, Sampdoria 1.
Dallo studio centrale, a 4 minuti dalla fine, un breve riepilogo dai campi della Serie A. Avellino-Torino 0-0, il Milan vince a Genova 2-0, Napoli-Pisa 1-0, Verona-Ascoli 0-1, calma ragazzi, qua. Roma-Sampdoria 2-1 e la Lazio 5. Vince 1-0 al Meazza con l'Inter linea a Milano. Scemo! Mancano circa 3 minuti alla fine, i nerazzurri ripartono. Guarda, Maicolino, che un giorno o l'altro ti do una bottiglietta di amaro qua, a tracolla te la do. Hai capito? La devi finire con questi caccamarini tutto il giorno sulla capa mia. Metti in testa tuo padre. No, mio padre ce l'ha i capelli. Guarda che gli racconto tutte le fregnacce che hai fatto e sono mazzette, E io ci dico che hai telefonato in Puglia in teleselezione e sono bastonate, ne? Va bene, allora io non dico niente, così siamo pari, la facciamo finita, Certo bene. Che hai preso proprio tutto da tuo padre, che è un nostro parente, no? Non è mica mio cognato. Sì. Vai a giocare. A circa 3 minuti dal termine, ecco un... Lo vuoi qualche biscotto? Portecci tua. In schedina. Juventus-Catania 1-0, Atalanta-Cesena 1-2, ecco. Catanzaro-Cavese 0-0. Lecce Pescara 2-0, Bologna Treviso 0-1 e infine la Salernitana vince a Reggio Calabria 3-1. A te, Strecchetti, sto facendo 11, non me lo sono accorto. Attenzione, dunque, qui vediamo che cosa mi mancano. Dove la Sampdoria è in attacco con Fiorentina Udinese. Io ci ho messo X. La Fiorentina perde in gas 2-1. Ma non mangia. E poi Juventus Catania. Porca puttana, per dar retta a quel disgraziato di Parolo ci vado a mettere questa anomala fissa 2. Come fa la Juventus a perdere in gas? Vince già 1-0, vince. Se mi perde il 12 per colpa di Parola. Attenzione, attenzione Olimpico. Qui Firenze, dove è stato concesso un calcio di rigore alla Fiorentina per atterramento nettissimo di Bertone in finale. Calcio di rigore alla Fiorentina. Calcio di rigore alla Fiorentina. Madonna benedetta della ripalta di Cerignola. Fai segnare il gol ai Viola. C'è un po' di confusione, l'arbitro, ecco, tira fuori il cartellino e in questo momento ammonisce il capitano dei bianconeri Causio. Guarda che ti spezzo. Va a sistemare il... Ti spezzo i menischi, io ti spezzo. Vai fuori. Via. Ancora allo studio a Torino, il Catania ha pareggiato con la Juventus con uno spettacolo di Cantarutti. Bene, riprendo la linea mentre Antonioni sta per battere il calcio di rigore. Gli animi si sono finalmente placati, sugli spalti c'è silenzio. C'è ancora una protesta, vediamo, di Edigno che sta discutendo animatamente con il guardarini. Ci siamo. Antonioni prende la rincorsa, tiro, respinge il portiere Brini, palo. Antonioni è lestissimo, recupera rete, ha segnato Antonioni. Rete. La palla si è inzaccata sulla destra del portiere. Sto facendo Brini. Rete, rete per la Madonna dell'Alto Mare che mi aiuta. Mannaggia la miseria, se non devo perdere la Juventus poteva anche scapparci un 13. Ma non va niente, non va niente lo stesso. Lui c'è gusto, non c'è perdenza. Chi si contenta con? Io sto godendo. Se ci scappa un 12 buono. Speriamo che non succeda niente in zona Cesarini. Se no sono Chezzi Ameri. Ameri, Ameri, ciao Ameri. Ziolino, mi scappa la cacca. Vada qua dentro. Ziolino. Di che sesso sono le tartarughe? Che è dentro a Ferreto? Di che sesso sono le tartarughe? Ma che ne so, io non hanno sesso, sono ricchioni, va bene. Ah. Ziolino. Un'altra volta. Ho fame. Bello di Dio. E ci si avvia all'epilogo trotto. Vieni con me, via, lascia questa partita, dovremmo diventata bellissima. Quando manca la fine? Un minuto circa al termine dell'incontro. Tu. È terminata la partita anche all'Olimpico. Roma batte Sampdoria 2-1. Sì, a Firenze è finita 58, la partita. Fiorentina Udinese 2-2. Rieleva più! Ho fatto 12! Non può essere, ho fatto 12! Ho fatto 12! 12, non ci credo, 12! Non ci credo nessuno che ho fatto 12! Ho fatto 12, ho fatto 12, no? Giuari! Falcao! Chakri! Pratini! Parte 13. 13! Ho fatto 13! Che bello, sono più bello. Quando uno è ricco diventa bello improvvisamente. Sono ricco, c'ho tutto. Posso fare quello che voglio, mi pettino con lo spazzolino, con la pettinessa mi pulisco i denti,
Faccio vedere io, brutto stronzo. Te rubo, mangiai sapù. Io me lo mangio, me ne frega a me. Me lo mangio. Me lo mangio. Buon sapù. Ma è 13, beh, non può essere un errore. È 13, bello. Sono miliardario. Signor Lino, buongiorno. Commendatore, cavaliere. E come, vuoi 50 milioni di mangia? 100 milioni, ho 100 milioni di mangia. Grazie, grazie tanto. Arrivederci, commendatore. Devi morire! Telespettatori, buonasera. Siamo nel cuore della Napoli popolare e precisamente in casa di uno dei fortunati tredicisti di questa settimana. Ragazzi, ragazzi, porca puttana, c'è una notizia eccezionale. È una bomba. C'è uno stronzo napoletano che ha fatto 13. Quello si è inguaiato, l'ha detto a tutti quanti. Abbiamo appreso che i 13 si contano sulle dita di una sola mano, per cui sarà un 13 multimilionario. Dottor, secondo me qua superammo un miliardo. Lei è un parente del signor Capone? Oh, no, io sono il cugino della suocera qua. La suocera sono io di Capone. Io sono Carmelina, la zia di Capone. Oh, quanto è bella, ha fatto 13. E insomma, signor Capone, lei ha veramente una bella famiglia. È tanta. È una famiglia tanta assai. E tanta povera che se non veniva questo miracolo noi ci muoveva mai fame. Quindi non è un miracolo. Chi l'ha nutrito? L'ha fatto io. Noi? Mio nipote mi ha promesso che se faceva 13 mi regalava la casa. No, un momento, più un momento. A me mi ha detto che quando vincevo mi faceva una grande casa sopra i quartieri. A casa, una casa grande, capite? Me l'hai promesso. L'ha promesso pure a me. Prima casa. Guaglione, ha davvero guaglione. Così, tu sai che gli ha dato tempo a trovare nella motocicletta 4 cilindri. Chi non può essere napoletano, chi l'ha troppo stringe. Tra una settimana quello non c'ha nemmeno i soldi per comprare le sigarette, te lo dico io. Lo scolpano vivo, lo scolpano. E poi dicono che i meridionali sono tutti furbi. Ma te a cagà! Fine il milanese, eh? Fino a proposito, ma qual era quella cosa che ci volevi dire prima? Non mi ricordo una cosa più, sensazionale di Salva Ricci. Non mi so quella cosa che ci volevi dire prima? Sensazionale, l'hai detto tu. Ah, già, sì. Il 13 dicembre. Il 13? Renato Zero e Carolino Di Monaco si sposano. Ma fammo piacere. Così ti strunzero napoletano che ha fatto 13. Tu sei ottuso, sei. T'ho fregato. Annaggia, Tino, mettiamo che tu hai fatto un bel 13. Io non ho fatto niente, eh? Ho detto mettiamo, no? Ah, hai detto mettiamo, insomma, come dire, mettiamo che... A me cosa daresti? Ma scusa, non hai detto mettiamo? Stiamo mettendo per adesso. Mica abbiamo fatto il 13 io, tu. Ma è un'ipotesi, Gesù, è un discorso accademico. Allora mettiamo che tu hai fatto 13, l'hai messo, no? A Leo quando gli dai, eh? Non lo so, quanto ci devo dare? Vuoi dare 1 milione di vendite? Meno 20 milioni! Beh, poco 20 milioni, giustamente. Quanto ci devo dare? Ditemi voi, vendi a poco. Ah, mi hai vinto quasi 1 miliardo, ma allora serve per stare. Mamma mia! Ma non si sa ancora se è 1 miliardo? E poi non capisco perché dobbiamo fare tutte queste supposizioni, scusate. Se va a mangiare la pizza, mangiamo a portafogli. Già. 20 milioni sono una miseria. Io ne voglio 50, ne voglio. Ma vuoi 50 milioni? Io voglio un appartamento e non puoi dirmi di no, Lino. Voglio l'appartamento e non voglio sentire ragione, non scherzo proprio. Senti, mettiamo invece, mettiamo sempre, no? Mettiamo. Che per ipotesi, io ho fatto 13 e ti regalo un cappotto. Un cappotto? E io mi infilo il cappotto e ti mando a fanculo. Non mi rendo che ha vinto. E se invece ti regalo un cappotto di cashmere? Io mi infilo il cappotto di cashmere. E ti mando a fare in culo io, perché manco quel ti regalo. Ecco, scusa. Dai, Lini, mica te la puoi cavare con un cappotto. No, ma allora qua non abbiamo capito niente. Io non voglio sentire ragione, io voglio l'appartamento. Allora io voglio un residence. Io non sento ragione, io voglio l'appartamento. Allora io voglio un residence. L'appartamento. Se lui ti dà l'appartamento, ma io non voglio un residence. Ma non siamo schiacciati, vai al mare. Lino! E adesso noi due facciamo i conti, Giuda! Ma sono cose da pazzi! Legare e imbavagliare un povero bambino! Se la sapessero i giornali, tu finiresti in prima pagina, mostro! Lino, tu da domani te ne devi andare fuori da questa casa, perché Felice non ti vuole più e nemmeno io! Praticamente!
tatticamente credo che state facendo un grande errore. Fate voi. Ah no, la corda si è spezzata. Non ti sopportiamo più, te ne devi andare. Devi cambiare aria. E cerca di mettere la testa a posto, perché senza di me tu finirai morto di fame. Ex morto di fame, molto ex. Che può essere? L'ematoma, la ferita, ma lasciate. La schedina. Non può essere. Fuoco di Sant'Antonio, un segno premonitore, questo. Mi devo... In questa casa si legge molto. Che schifezza. Vostra scheda, vince un 13 per lire, 1.300.000.000 circa, stop. Io c'ho un mio violone qua, Vedo la schedina, vedo la mano che me la dà, vedo il 2 del Catania, ma fa cabeccia, mi scappa la faccia il giocatore. Replay. È il mio violone, dunque. Moviolone. Vedo la schedina, vedo la mano, vedo il 2, ma mi scappa la faccia del giocatore. Gentili telespettatori. Ma come dici che i milanesi sono così intelligenti, non ti ricordi? Spremete il meningio, Walter! Abbiamo fatto 13! No, io 2 ho fatto, 3 al massimo. Ma che c'entra? L'abbiamo fatto qui al Bar Sport. Solo che il vincitore si nasconde nell'ombra, hai capito? Il patentone. E quello scemo di Walter non si ricorda che ha giocato la schedina vincente. Ah, non si ricorda? Non si ricorda, hai capito? Però è uno stronzo questo. Voglio dire, è un codardo. Può venire qua, può dire io ho vinto e basta. Allora, signor Walter, spostiamoci al botteghino della segreteria. Quello è rincoglionito Walter. Comunque, chi lo rincoglionito è buono e chi ha per un sacco di milioni di percentuali. Lo sai quando hanno totalizzato i 13 sul territorio nazionale? 1.229.478.572 lire. C'è scritto qua sopra. Urca loca quando i soldi, eh? Le lì, ma non mi viene fuori. È come se... Le lì, ma non... Ma va, scusa, ma vacca bestia, dico io. È possibile che non ti ricordi la faccia di questo qui? Vacca bestia, è quello che non mi ricordo. Non so ricorda. È come se avessi il cervello che è intoppato, ecco, intoppato il cervello. Ecco, allora mettiti 2 supposti glicerina dentro il nesso. 2 supposti glicerina. Che fotte. Lì, ma non mi scappa mica. Un misto di orgoglio e di delusione al tempo stesso. Di una cosa però. Ti devo dire una cosa importante. Hai ancora il coraggio di rivolgermi la parola? Con me è chiuso. E guarda che stavolta non cambio idea, neanche se mi dici che sei stato tu a fare 13. Tota, un caffè corretto. Come non è? 800. Che? Ecco, il signore mi pare che abbia qualcosa da dire. Nicola. Che c'è? Sì. Dunque, io gioco con questo bar la schedina da 2 anni. Vuoi andare a pescare? Vai. Il signore non è lei? Magari fossi io. Ma io ho la sensazione che la schedina è stata giocata da un giocatore di basso. No, Ferret, che vuoi? Il 2 che mi hai consigliato. Grazie, dopo ti offro un caffè e un uovo solo. Per favore, Val, per favore, fallo per noi 2 minuti con quello che vuoi. Te lo ricordi o no? Signori, allora, per cortesia, calma, vedi di smamare, eh? Ma però adesso devi concentrarti. Ma che? Se fare così c'è qualcosa. Prego. No, che deve parlare? È muto, non può parlare. Vieni, scusate. Mi lascia perdere. Mi devi sfocciare. Beh, io ho messo il 2 che ha detto tu della Juventus. Però mi convinto. Che vuoi da me?
Ah, ti ricordi tutti? Ma io non ho fatto 13. Se ti arrabbi, parli. E come cazzo fai a parlare se sei muto? E sei anche deficiente? Parola. Vieni qua. Io sono un tuo amico, ma veramente. Porca miseria, altro che posto isolato. Sono 580 gradini e siamo a 1000 metri e più a livello di Torino sopra. Madonna, come gira la Kepler, vertigini dappertutto mi gira. Non c'è manco un'anima viva. Siamo soli. Non c'ero mai stato qua. Veramente bello. La mole d'Andonello. Bello. Guarda, si vede tutto il mondo da qui, si vede. Monte Bianco. Monte Rosa. Monte Premi. Monte Premi. 18 miliardi di Monte Premi. 2-3-13 saremo al massimo. Catania. 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 Dove sta Catania? Lì. Alle Olimpiadi ti mando io. La nazionale di calcio del mondo. Che bella. Che bella. Madonna mia. Grazie. Ha avuto un cervello, eh? Ma chi l'avrebbe mai detto a me? A te? Un applausetto, però, eh? Hai collaborato anche tu. Bravo. Parù, guarda che oltre a me lo sai solo tu al mondo, eh? Shh, tomba mosca. Bravo. Perché io il silenzio lo pago. Sono una persona come si deve. Ti faccio un regalo, guarda che mi ringrazierai. Ti regalo la bellezza, un cappotto di cashmere. Sei contento? Lo so, io ho avuto culo, mica tutti. Ah, tu a me mi mandi a fare... È quello che ho afferrato io? No, Parole, chiariamo bene questa cosa. Che cosa pretendi? Un palazzo, un grattacielo? Dimmi tu, eh? Lo so, però... Quello ho fatto io il 13, mica l'hai fatto tu. No, siamo seri, caro Parolo, perché qua ognuno pretende una cosa. Mica ho svaligiato i Montepremi a Torino. E chi vuole la casa e chi vuole il residenze? Che sono un mabacione io. Chi vuole la casa al centro, chi vuole 50 milioni? Porca miseria, sono vent'anni che sto in questa città a fare il disgraziato e il morto di fame. Adesso che una volta tanto la fortuna mi ha accarezzato le gote, voi mi volete rovinare questa fetta di felicità a me? No, non ho credito io! Che se mi incazzo quando è vera la Madonna dell'Incoronata, io vi spesco! Che c'è? Un tredicesimo. E che significa? Un miliardo e 300 milioni diviso 13 è uguale a 100 milioni. Cioè, tu mi vuoi dire che vuoi solo la tredicesima parte, solo quella di Juventus Catania? Benedetto figlio mio, io avevo pensato che... Allora sei grande, sei bravo, non so che dire, guarda. Santo Parola. Ti leggo Santo Parola da Torino. Da questo giorno esisterà Santo Parola. Bravo, e così sì. Mannaggia la miseria, non me l'aspettavo da te questo gesto, guarda. Ma è commosso veramente. Parola. Non ho parole. Che c'è? Ho capito. Vuoi vedere la schedina? Yes. Andiamo. Dai piedi prima che torni felice, altrimenti sono guai. E lascia il libro che non è tuo. Ma che vuole questo? Chi è? Cos'è questo rumore? Venga! Aiuto!
Sangue del tuo sangue. Faciste 13, non ci voleva dire niente. Sì, non negare, inutile che neghi. Vedo ancora la tua mano che mi dà la schedina. Come un miracolo, c'ho il mogliolone in testa. Lo mogliolo alle splende. Cosa volete in casa mia, ne? Signore, suo fratello è un grandissimo figlio di puttana. E questo lo sa. Suo fratello ha fatto 13. Questo disgraziato ha vinto più di un miliardo, signore. Disgraziato, e non dici niente a tua sorella, figlio di puttana. Ma che c'è uno scambio di persone? Ma che stanno dicendo questo? Allora facetelo parlare, dai, parla. Oh, dai, Lino, parla. Oh, Lino, non ci puoi tenere così sulla coda. Devi esprimerti. Lino, tu devi ci parlare, hai capito, Lino? Ci devi dire come stanno le cose. Non ci puoi tenere così in sospeso. Che cosa devo dire? Sono morto di fame, non c'ho una lira. Non... Ma raccontala a quella scema di tua sorella. Oh, oh, mi scusi. Lino, Lino, non mi fare stare in pena. Hai fatto 13. Ma si pare che se avevo fatto 13 stavo ancora qua, sta. Parola! Non dico parola! Ma ti fermo che spazio! Parola c'è capacolti, ma che stai dicendo? Non lo so, che? Ui! Ui! Che fa? Oh! Ui! Ah! Sì! Franchi, vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Vieni qui! Spugliato un tuo! Spugliato! Suo cognato ha fatto 13, una vincita favolosa, eh! Cosa succede qua dentro? Sono il cognato, ho diritto di sapere! Credo cognato di me. Fratello, ho fatto 13! Chi ha detto? Chi ha detto? Il moviolone, il moviolone! Il caso è analogo a quello di Agatha Christie. I sospetti ci stanno. Ma le prove tardano a venire. Ma quali prove e prove? Quello l'ha fatto il 13, mi si gioca la minchia. Ma è sicuro? Cognato! Sappiamo la moviola! È il moviolone! Ma è sicuro? Sicurissimo! È proprio sicuro, e vuol sapere perché? Perché questo 13 lo abbiamo fatto tutti. E quindi se non l'avessimo fatto sarebbe veramente una sfortuna. No, il 13 è del bar! È di tutti! È una vincita collettiva, signore! È collettiva! È una vincita collettiva! Grazie. Ci sono state delle incomprensioni tra di noi. Non afferro, Felice, voce. Sai, Lino, a volte ci sono state delle incomprensioni tra di noi. Ah. Ma io ho sempre avuto fiducia in te, né? Anch'io. Anzi, Felice, né? Sì. A proposito, la 1, la macchina. Il meccanico ha detto che ci vuole un po' di tempo prima che me la dà. Vabbè, ma fa niente. Anzi, sai cosa faccio? Compro l'Alfetta. L'Alfetta? L'Alfetta. Sei scemo, Felice, sono 20 milioni. Beh, cosa sono 20 milioni adesso? Beh, sono sempre 20 milioni che devi sborsare tu adesso. E ti trovi addosso un debito da adesso. Te capì? Hai assaggiato il bicchierino? Prendi il, sì. Prendi il bicchierino, che c'ho... Stai lì tranquillo, te. Sì, cercate, cercate. E quando la trovate la schedina? Quella se l'è già inguattata, parola. Capo di cazzo, parola! Parola cosa, parola? Ho dato appuntamento a un mio amico, ho dato la parola d'onore che lo devo vedere a Porta Palazzo. Anzi, è già tardi. Sì, ma mettiti almeno ma le scarpe. Ma cosa fai? Ah, già, sì. Ah. Cerea. Alzo come scorta, Porta Palazzo. Alzo. Ah. Cara il violino. Parola, non viene più, si è licenziato. Come si è licenziato? Lillino, tesoro. Ciao, me ne dai un altro? Ma perché si è licenziato? Oh, ha detto che non voglia più di lavorare. Mi ha costato 600.000 lire di liquidazione. È andato, è scappato, non torna più. Disgraziato maledetto. Dico, insomma, è un morto di fame, mica. Comunque, morto di fame è buono, con 600.000 lire che ha preso in liquidazione ha offerto da bere a tutti i bar champagne francese. Non era francese, era italiano, metodo champenoise. Comunque, era una bottiglia da 15.000 lire, perché lui è un signore, lui. E si vede che avrà fatto 13. Ma chi? Parola? No, quello manco gioca la schedina. Appunto, lui no. Lui. Parola. Parola. Scusate una parola. Che avete visto parola? Sì, è venuta, ha giocato e se n'è andato. Ha perso, eh? Ma ha perso in contanti o sulla parola? Parola. 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 Ma non ti dicono una parola questi, eh?
Non apri, malefico muto, ma sentire ci senti bene, disgraziato ladro traditore. Guarda che io ti sputello, ti metto in destino a tracollo, ti smidollo, ti prendo la quinta vertebra della spina dorsale e ti pezzo, vetendure! Poi, Musi, cos'è tutto questo chiasso, tracasso, sconquasso? Ma vuol farmi prendere un collasso? Se lo becco l'ha messo, l'ammazza questo. Ma lei chi è, scusi? Sono l'amministratrice del polo Asso. Asso, facciamo tutte le rime e bacette. La rima? No, le rime e bacette. Le rime e bacette. Senti, ma Parola, il muto che abita qui, dove sta? Parola? Quando si... È partito mezz'ora fa con la valigia. Senta, io con questo struzzo davanti non la sento, che ha detto? È partito mezz'ora fa con la valigia. Allora è andata alla stazione. Che sa? Ornella! Ma che Dallas? È qui più? Vengo, romnen le vuole! Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Tutto l'Italia gli spaghetti a dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Disgraziato maledetto farabutto, Giuda Iscariote, traditore della mia amicizia. Mi volevi fregare la schedina per andartene all'estero, eh? Ma io ti ammazzo a te! Io! Infamone, ladro e carognone. Io che me l'ho fidato ciecamente d'un muto. Tu non sei un mio amico! Ma come mi freghi la schedina e mi dai pure lo schiaffo a me? Delinquente, guarda che io ti ho tutto in sconfiglia, ti ammazzo! Assassino che non sei altro! Ma guardi come va! Oddio il cuore! Che mi vuoi vedere? Mi vuoi vedere morta a me, mi vuoi vedere? Che c'è? Ma non dire cretinete! Eri venuto qua alla stazione per farti le fotoricorde, è vero? Sì, e la valigia? Eri venuto al diurno per darti una spidocchiata addosso. Disgraziato maledetto le coronarie. Perché mi hai fatto correre per più di 10 chilometri? Mi fa arrivare il cuore in gol, mi fa arrivare. Io avevo pensato che mi volevi fregare, che mi volevi fare il famoso tradimento della Diabolik con la pugnalata dietro la schiena. E beh, fidarsi è bene, come si dice.
Ma solo so, sbaglietto, no? Mi dovevo più fidare di te che sei un amico. Ho sbagliato, scusa. Che devo sputare in faccia? Grazie. Dai, non cominciare a fare così adesso. Non fare l'occhietto marupino, sembra offeso, stupidotto che non sei altro. Cerca di capirmi. Tu sei handicappato, non ti offendere. Sei muto, se qualcuno ti frega la schedina e devi urlare, come cavolo fai? Oh, signore benedetto di Casale Monferrato, mi fa venire i nervi quando fai il bambino, guarda. Ti sto chiedendo scusa. Nel telefilm Flamingo Rotti, ricordi, litigano, poi fanno la pace alla fine. Vedi, abbiamo fatto la pace. Non ci avevo pensato. Andiamo. Hai messo i soldi? Hai messo 500 lire dentro? E se ci vede qualcuno a fotocopia? Tramite la sede del Totocalcio è come darsi una martellata sui maroni. Quanto a rivolgersi ad una banca, rimane il legittimo dubbio. E se il direttore spifera? Ci do una martellata sui maroni o al direttore? Scusi tanto. Ma noi siamo venuti da lei che è un notaio. Saggia ed oculata scelta. Io peraltro sono noto, per la mia chiosa all'istituzione di diritto civile. Riscossione e segretezza. Sono apparso anche in TV nella rubrica Sentieri della Lezze. Ecco dove l'ho vista lui, era pundente, tipo telefilm. Cogecco, lui è il tenente Cogecco. Uguale proprio, Prende, colonnello, tenente. No, perché il mio amico segue tutte le pundente di Cogecco. Prende le calecche e se lo mastica. Lui non parla, ma vede tutto, è intelligente, Mi scusi, signor Rota, io mi sto bruciando la mano, non vedo un po'... Lo metto qui? Non sapevo, ho trovato... Mi scusi questo... Scusi tanto, proprio ci perdono, non sapevamo. Beh, a questo punto, visto che lei ha preso, insomma, tutte le annotazioni, noi ce ne possiamo anche andare, no? L'originale? La schedina originale. Sa, è in buone mani. Le buone mani devono essere le mie. Non vorrete mica depositare una fotocopia, né? Perché non si può? Sa cosa ci può fare lei con la fotocopia? No. Via, non mi faccia diventare volgare. Ma che vuol dire? Che la fotocopia serve a pure... Ho capito. O a Ferretto. Però, signor notaio, che sia chiaro una cosa, Che se questo originale dovesse andare smarrito, guardi che se diventiamo volgari noi. Giovanotti, non scherziamo, Voglio la schedina originale. La schedina originale. La schedina originale sta... Madonna benedetta dell'ingoroneta. Aspetti, scusi, signor notaio. No, perché io... Aspetta, in tasca non c'è. Forse fra gli effetti personali. Non ti far prendere dal panico tu anche. Uno spuntino da viaggio. Non ce l'ho, dove guardi? Strozzi! Non ci sta. Dove? Sì, guarda. No, ma non può essere che metto dentro la scarpa e mi metto la schedina. La miseria, zozza, maledetta. Dove posso averla messa io? Ce l'avevi tu, i mortecci tu mi hai fatto impazzire, disgraziato. Basta! Scusi, signor Cogecco, perché disgraziato ce l'aveva lui, ce l'aveva. Appena avrò incassato vi telefono io. Il numero, per favore, No, un momento, notaio, se lei telefona a casa mia, sa, lì ci sono i parenti, sono meridionali, sa. Se scoprono che ho vinto mi ammazzano. Sì, da lui è meglio. Lui lo può rintracciare o alla bisco o a casa. C'è un biglietto a visita? Ecco. Lì ci sono scritti i numeri. Un'ultima cosa, signor notaio. Siccome lui è muto, giustamente al telefono se lei chiama non parla. C'ha una sua parola d'ordine per far capire che ha capito. Fai sentire al notaio la parola d'ordine.
Ecco. C'è l'invasione di campo. Vuol dire che io... No, Lino, anzi. Noi avremmo deciso di installarci qua e a te lasciamo la nostra stanza. Tanto noi qua stiamo comodi. Sì. E tu di là c'hai il letto grande, puoi stare tranquillo, dormi finché vuoi al mattino. Vado a scaldarti qualcosa? No, grazie, adesso no. Semmai domani mattina. Un caffè, uno spremuto d'arancio doppio, 4 uova sbattute. Svegliatevi verso le 12:10 l'una. Mi raccomando di portare una gazzetta dello sport, il Corriere dello Sport e Tutto Sport, un pacchetto di sigarette. E non fate casino quando vi svegliete. Sogni d'oro, caro. Bravo, caro. Ciao, Topolino. Come qui dentro è un'altra stanza, allora ho pensato che fa un po' più freddo. E mi sono capito che fa caldo. Tua sorella ha insistito tanto perché me la mettessi. Sì. Anche per scusarsi dell'altra volta. Ah. E me l'ha trattata proprio come una signora stavolta. Si vede. È di tua sorella. Ah. E l'ha portata felice da Parigi. Lino, amore. Sì. Io avevo bisogno di parlarti. Non abbiamo avuto un momento per noi, dopo quello che è successo. Perché? Che è successo? Non lo so, ma circola una voce. Ah, sì. Certo, sarebbe bello se fosse vero. D'altra parte, io ho sempre creduto in te, tu lo sai, no? Anche contro l'evidenza. Ti ho sempre dato tutto a me stessa, sempre. Anch'io. Il mio piccolo. Ti ricordi quando ci siamo conosciuti? Tu mi hai detto, signorina, permette questo ballo? E io, no, grazie. E tu allora hai fatto, ma signorina, come fa a dire di no a un ricco industriale? È lì che m'hai fregata. Perché tu ci avevi creduto? No, però mi avevi fatto tanto ridere. Sono anni che mi fai ridere. Però eri carino, sai? Beh, carino. Sì. Il tuo fascino ce l'avevi. Tu invece no. Tu eri, cioè sei una gran... Sto guardando! Sì. Bianca, felice? Già che siete lì in ascolto, domani mattina le uova sbattute diventano 8, eh? Vai. Senti, ti voglio dire che comunque vanno le nostre cose... Sappi che io ti amo veramente. Anch'io ti amo, anche se non hai fatto 13. Grazie. Però sarebbe bello. Te lo immagini un più di un miliardo tutto per noi? Eh sì. Potresti finalmente mantenere la tua promessa. Comprare il bar e togliermi dalla cassa. E già, perché tu a quel punto non lavoreresti più. Eh no, quello è un errore, perché sarebbe come dire a tutti quanti, guardate che... Dire che cosa? Dire che cosa? Noi facevo un esempio ipotetico, così... A stretto. Allora, quando paga sto notaio io non ne posso più. Oh, Madonna, benedetto, Don Raffaele, quello vuole i soldi. Nascondimi, coprimi. No, tu, nascondimi a me. Hai avuto un'idea, tu? Un'idea brillante. Sentiamo qual è. Ma. Se. È passata una macchina, Massa Carrara. Qualcuno di Massa Carrara? Vicino Massa... Ah, ho capito. Tu vuoi dire fatti massacrare. Ah sì, una bella idea hai avuto tu, eh?
Veramente bella. Ah, c'è Gaetano, lo spione, che guarda. Racconta a tutti, questo l'hanno menato di botte, vuol dire che non aveva i soldi, vuol dire che non ha fatto 13. Bellissima idea, a me mi ammazzi di botte. E da te che te ne frega, le botte le prendo io. Non si può trovare un'altra... Carolino, don Raffaele ti vuole parlare. E va sempre più di fretta. Accomodati. E fai il bravo, eh? Ci facciamo due risate, eh? Io? Vedi, vedi, vedi. 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 Io vengo. Dai. Lino, ti decidi a pagare il debito? Ma come, don Raffaele, vi ho data la 1, 8 milioni e 900 mila lire di chiavi meno. Che altro vi posso dare ancora, eh? E gli interessi? Ah. Oh! Mamma mia, che mazziate questa facendo? Uno che ha fatto 13 paga gli interessi. Quello si fa ammazzare, ma non paga. Lino, il 13 paga 130 milioni di interessi. Lino, quando si incassa, si deve pagare, understand? Tanto a noi con i tuoi bluff non ci freghi, aizzata. Quello è capace di farsi ammazzare pur di non parlare, ma chi glielo fa fare? Dacci i soldi che ti conviene, e amoci, no? Ci facciamo belle. Come stiamo a sigarette? Che profumino che ci abbiamo oggi. Roba francese. È un regalo di Lino. Non è profumo francese, è acqua di felce con due gocce di whisky. Intanto è il massimo della sensualità, è una di quelle cose che... E non me l'ha regalato Lino. E non ti ha detto niente in questi giorni? No, niente. Strano. Che bello questa sfila, fammi vedere un po'. Dai, Gaetano, non è aria, stai al tuo posto. Gaetano, vieni qui, ti devo parlare. No, no. Walter, fai vedere... Sai cos'è? Droga. Meglio, me l'ha data una suora all'ospedale. Ma questo secondo me non fa proprio niente, questa roba. Ma come non fa niente? Sentimi, dammi qui, se Walter dice che questa è quella che è usata nel cinema per fare parlare le spie... Poi quella lì è capace di farti parlare anche parola, no? Esco con la mina. Ma te, quando non c'è da sentire, sei lì con le orecchie dritte. Pistola, sta lì. Scopolamino, siero della verità. L'hai detto? L'hai detto, lo uso pure diabolico se deve sapere la combinazione. Ah, diabolico. Dai, Saladino? Buongiorno a tutti. Grazie. Meno che a voi cinque fetendoni. Tiè, bar dello sport al completo. Ciao, ciao ragazzi. E Lino Bello, caspita, gli hanno messo proprio a nuovo, lo sai? Sì, mi hanno fatto un visore nuovo quasi come il tuo. Ciao, Rossella. Lino? Un bel caffè, Beh, veramente l'avrei già preso. Che? Parola, che c'è? Ma vuoi tu il caffè? E allora rompi noi, bau, no? Te lo faccio col cognac, Lino? Parola, ma chi te l'ha detto che mi fa male? Fate gli affari tuoi. Un bel caffè. Lo zucchero, Lino? No, grazie, sono a dieta. Ti voglio sgombiare. Che c'è? Se ti dico che sono a dieta, no? Sono dimagrito, 2,2 kg, si vede? Vedi. Azzo! Ma loro lo fa apposta, lo fai parola. E da stamattina, che non lo so, pare che sono uscito in mutande, sta sempre a guardare a me, sta. A momenti mi fai strafocare, mi fai. Sono sudetto. Ha detto che sei stronzo. Stronzo? Parola! Mucca, lasciati sbatto fuori a caci! Ma lasciaci bere sto caffè! Che c'è di una sigaretta? Ecco qua. Ma la sigaretta? Eccola qua. Ti senti bene, Lino? Ti senti benissimo? Ti vuoi sedere?
No, perché sto male? No, Anzi, mi sento... Oh, mi sento che voglio parlare, ecco. Mi sento bene. Lino, quanti anni hai? 45. E quando sei nato? 1938, Andri, in provincia di Bari. Significa caro? Vergine, ascendente e discendente. Che taglia sei? 56, extra large. Attrice preferita? Edwige Fenè. Attore preferito? Max von Sydow. 7x3? 21. Ah, hai fatto 13. Mi sento bene, non lo so. Un friccico che mi prende sotto le ginocchia, attraverso le vene capillari, mi va nel cervelletto, sopra la chepa, qua. Mi sento di fare tip-tap, mi sento. 7x3? 21. Hai fatto 13. Sette per tre. 21. Hai fatto 13. Lenozzo, parla, sciogli, di qualcosa, parla. Ma tu non senti la voglia di parlare, di dire qualche cosa? Come fa a stare sempre zitto? Io parlo. Io voglio... E che parla questo? È muto. Io sento il bisogno di fare una conferenza stampa a tutto il mondo. Italiani! Mi sento già... Me la vedo davanti agli occhi. Precise, rettangolino verde. Il bollino sopra. Tutti i risultati. Uno per uno. Minuto per minuto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Toto Cotugno. Allora, Lino, sta nome nala, Hai fatto 13, io no! Carol, ma che stai facendo? Ma che sei scemo? Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Ma che italiano? Pistola, mi te spacchi la faccia! Te la chi la schedina che ha fatto 13? Te la chi? Ma allora è stata Parola che ha fatto 13? Lo dicevo io! Ma questa è una fotocopia! Onde sta l'originale chiesto? Dove sta? Da Lottaio Bagalini, via Pietro Micca, Torino. Perché il 13 l'ho fatto io, no? Ma no! Noi siamo stati a fare il meeting segreto sulla morte di Antonella Donelli. Io ci ho promesso, giustamente, che ci do la 13esima parte. Parola, tu gira tu a questi che prendi solamente la 13esima parte del malloppo? L'ho fatto 13 io, no? Ma sta zitto, con quella faccia hai fatto 2, 1. Ma sta zitto, va. Sai che è stato per 13? Io ho fatto 13 perché... Perché 3 per 7 è dura? Ho fatto 13? Da 7 anni? Parola, dicelo tu a questi. Mi giocano stare che ho fatto il 13. Che ho vinto un miliardo e qualche cosa. Ciccio. Ma con quella faccia non hai mai capito niente. State zitto. Senti, parola. È stato a far 13. Parola. Andiamo a fare un giretto. Parola. Ci compri un po' di regalozze così. Andiamo. Valdoria. Modello che era il De Brest le sta divinamente. Grazie. Solo un piccolo autografo, una firmettina.
credo che ho fatto 13, fe tendoni ieri. Che non c'è? Hanno cambiato la serratura. Felice, Bianca, sono io, ne? Che? È inutile che insisti, hanno cambiato la serratura. Ah, sì? Ma dico io, questi all'ora di pranzo prende e se ne vanno da casa. No, sono dentro, stanno mangiando. Ah. Tua sorella oggi ha preparato le orecchiette e le bracciole. Ah, già, ogni mercoledì lei me le fa, ci tiene da morire a queste cose. Mi coccola, mi vizia. Ma che, decidi di non farti più vedere, le valigie le lasciate da me in portineria e se non le vieni a prendere te le butto fuori. E tu saresti quello che ha fatto il 13, con quella faccia. Ma piantala, balengo! Ma come, non li posso neanche salutare, questi? No! Rossera! Rossera! Lino! Linuzzo! Lino! Giornata oggi! E c'è adesso! Shopping! I giornali che ci ha fatto passare a Roma, bevono, oggetto, magri, e così si è perso, voglio, non può bello! È troppo di che mandate a fare sciore! Guarda che sciarpa di sera lì, per sicuro! E tu che cosa ti fai regalare, eh? Non ti fai regalare niente! Niente! Il Mercedes ci fa viaggiare, parola! Vieni qua! Che ci siamo impazziti, giovanotto, eh? Ci mettiamo a fare spese pazze qua, tutti vestiti di Vogue, ristoranti di lusso, la macchina di rappresentanza, eh? Chi te le dà tutti questi soldi? Ma che cazzo firmi? Guarda che il miliardario sono io, non sei mica tu. Tu sei un morto di fame. Io mi tocca fare il morto di fame a me. Mia sorella mi ha cacciato pure fuori di casa, beh, mi ha cacciato. Che? Le chiavi? Di casa tua? Ah, vado a dormire da te. Grazie tante, thank you, monsieur. E tu? Mr. Parola, Grand Hotel Principe di Piemonte. Ah! Vaffanculo, vai! Ah! Ha detto Chip. 3 milioni. Passo. Ma che ci vedi doppio? Ah, doppio! 6 milioni. Sulla parola si intende. Fino a 12 milioni. Parola, scusami, ma io ci penserei bene. Ricordati quello che è successo l'ultima volta che hai detto vita. Hai perso tutto, pure le mutande. E la parola è un piatto di 70 milioni, ma di 10 anni fa, soldi veri. Vede, è stata l'ultima parola che hai detto. E poi non ha parlato più. Mutismo da trauma. Come? Mutismo da mazziato, insomma. Ah. Scusami. E allora? Dice che vede. Ricorrendo al linguaggio dei gesti, credo di arguire che il signore voglia dire che ha un bel colore nero. Direi o di fiori o di picche. Ah, colore di picche. Full di donne. Scusate. E con questo sono 130 milioni che stai sotto. E pagare devi. Sì, ma che vuoi che sia per lui che ha vinto più di 1 miliardo? Lo studio del notaio Magalini. Ah, un attimo, lo chiamo su. Parola, puoi venire un momento? Ci sta uno che vuol sentire una tua pernacchia al telefono. Senti questo fruscio. È come un contatto d'amore fra il vento della mole d'Andonello e questo. Quanto è bello! Madonna mia! Velluteto, turgido, perfetto, plasticamente armonioso. Senti che liscio. Ti sembra di toccare proprio il seno di una bella donna. Che cosce! Quanto è bello! Contatto. Per me è un contatto d'amore. 97, 98, 99 e 100 milioni.
Adesso siamo a posto, eh? E questo è un regalo che ti faccio io. Scegli un 100.000 cheso. Scegli. T'ho fregato, hai visto? Te lo regalo, questo è un bel mazzo che ci puoi fare i tuoi giochetti. Come regolo mi dovresti fare una ricevuta. Dichiaro che non ho nulla a pretendere da Lino, eccetera, eccetera. Ma lasciamo perdere, sarebbe troppo, no? Fra noi, una stretta di mano basta. Brevo, Parola. Che progetti hai per il futuro? Ah, tagli la corda? Forse è meglio. Porca puttana, ti sei indebitato con tutta Torino. Devi dare più di 200 milioni con sto maledetto vizio del gioco che c'hai. Ma che te ne frega, non va niente. È meglio che te ne vai. Così tutta Torino pensa che tu hai fatto 13 e io sono libero finalmente. Free, free, come dicono gli anglosassoni. Ho fatto il delitto perfetto. Eh? Che? Grazie, me la vuoi dare a me? Che dobbiamo inaugurare una neve? Tagli il nastro? Lo so che vuoi dire tu. Tagliamo la corda insieme. E mi piacerebbe anche perché Torino non è che mi ha dato tante soddisfazioni. È stato un po' fetendina nei miei riguardi. Però non parlo occhio luce, non mi piace, io mi commuovo facilmente. Ciao, salutiamoci, eh? Ognuno per la sua strada. Che? Hai parlato? Che sei, ventricolo? Ah, amici. Beh, grazie, sei molto carino. È molto bello questo, anch'io sono amico tuo. Però tu da una parte o da un'altra, su, che ci commuoviamo, sembriamo due bambini. Oggi è una giornata meravigliosa, allegria. Che c'è? Hai freddo? Certo che qua, alla Mole d'Andonello, c'è un vento. Spostiamoci, vieni qua. Che? Eh? Paura. Hai paura? E di che? Attenzione al cappello. Di che cosa hai paura? Sei un bel ragazzo, sei pimbende, adesso sei pure ricco, che ti frega? Vai tranquillo. Vai, vai. E sei muto? Vabbè, è un piccolo handicap, che ti importa? In Italia c'è gente che parla solo per dire stronzette, meglio te che non parli, no? E poi, caro mio, girala come vuoi, ma io sono un meridionale sentimentale. Devo andare da Rossana. Ah, inutile che soffi, Parola. Ogni volta che ci mettiamo a parlare di Rossana, tu fai sempre questi soffi. Scusa. È la mia fidanzata, no? Sei sola? Mi pare di sì. Ti devo dire una cosa importante. Anche io. Beh, la mano mia più importante. Hai deciso di emigrare. Beh. Fai bene. E mi pare l'unica. Perché, beh, vedi, io mi sono messa con Gaetano lì. Cos'è che fa? Era tanto che Gaetano mi corteggiava. Io l'ho sempre tenuto alla larga. E poi invece l'altra sera... Ci hai fatto pure... Dai un gogno, per piacere. Lino, guarda, io proprio non ti capisco. Ma che cosa pretendevi? Niente, per carità. Mi hai sempre illuso. Lino, cerca di capire. Tu che affidamento mi davi? Io mi sono sempre illusa. Mi sono illusa anche che fossi stato tu a fare 13. Pensa che scena. Pensa invece alla delusione quando ha scoperto che non ero io quello, eh? Te lo puoi immaginare. Già. Grazie. Lino. Che c'è ancora? Il resto. Sono 100.000 lire. Ti possono servire. Ma non ti preoccupare, li rimetto io in casa, intanto la settimana.
ragione tu delle volte, parola. La vita è bella, che ce ne frega, godiamocela. E viva la Francia, e viva la Costa Azzurra. Nizza, Monte Carlo, donne, bikini, tutte con le tette al vento. Champagne, a fiumi. Andiamo a vedere tutti i più bei locali, eh? Senti, e se la dogana ci beccano con la ruota di scorta e con i soldi? Ci fischiano. Con? Ah, ci confiscano i soldi. E noi due? In galera. Guarda avanti, guarda avanti. Oddio, l'unica fregatura che ci potrebbe capitare, ma ti pare che va a capitare? Oh, che guardi il mare, guarda avanti, e ci sono le curve. Ma ti va a capitare proprio a noi due, dico, che abbiamo un culo così. Dico, l'unica fregatura è se buchiamo la gomma, ma deve proprio andare a... Parola! E ricoronata! Oh, che c'è, parola? Che è successo? Buongiorno. Come? L'olio? L'acqua? Ah, per la pipì dentro a sinistra. Ma quale pipì? Senta, per cortesia, mi dica, per sistemare questo linguaccio che fuma qui, quanto tempo... Beh, qui tra un belino e l'altro ci vuole 1,5 milioni. Facciamo 1,2 milioni. Ma non è questione di prezzo, è che io voglio sapere quanto tempo ci vuole. Beh, tra un belino e l'altro ci vuole una mezza giornata. Prima di domani non se ne parla, belino. È che io e il mio amico giustamente ci stavamo chiedendo che qui tra un belino e l'altro noi che cavolo ci stiamo a fare qua fino a domani? C'è che sbrigarsi e ce la dia presto. Ma cosa fa? Un palleggia qua a gomma? Oh, Zeda, ma questa non è la ruota di scorta? No, questa è la valigia. Lei si faccia i belini suoi, ha capito? Oh, mio fattino, che gente, oh. Questo odore di brezza marina con l'odore della gomma. Minebra, mi fa rapare da morire a me. Bello questo posto, eh? Adesso l'organizzazione la porto io. Ci organizziamo così. Ci troviamo un bel alberghino, ci facciamo dare una bella camerina, poi ci vediamo un bel cinemino, poi ce ne andiamo al letticino a fare una bella dormitina e domani mattina, dopo la colazzangina, che è? Una cosa bella? Tonda? Tiè, tiè. È a due piazze questa. Allora, cambiamento di programma, parola. Niente più dormitina, niente più cinemina, andiamo a fare una bella scopatina. Certo che parli poco, ma... No, altrimenti mi innamoro. Un due di picche? Ma cosa vuol dire? Ma spiegami una cosa. Ma che te ne fai di questa? Io lo trovo sì uno, come dico io. Uno che mi porta via da qui. Tanto lo dice anche il mio oroscopo. Ma non un morto di fame come te. Senza offesa, eh? No, per carità, però... Andiamoci piano, Martì, con questo morto di fame. Perché no, mica per me. Ma delle volte, sai, può essere che uno dice un morto di fame, invece sotto sotto... Ma come? Hai anche contattato sul prezzo? Il regalino di 50.000 lire. Me l'ha rifatto scendere fino a 15.000 fra un bellino e l'altro. Fra? Un bellino e l'altro. Mi piaci da morire quando dici fra un bellino e l'altro. Sei poliglotta, parli tutti i dialetti, parli. Sì, indubbiamente io sono sceso un po' di prezzo, però... Dopo questa tua prestazione stupenda, da 15.000 posso salire a 18, 19. Oh, che il football! Voglio dire, che fortuna! Un culo! Ah, il tuo, penso un po' al mio. Senti, Martì, mi sta venendo in mente una cosa. Diciamo che è una supposizione, no? Tanto per chiacchierare. Puta che so. Io, invece che essere quel morto di fame che dici sempre tu, avessi fatti conto... 1.256.478.278 lire? Allora? Scatterebbe la professione. Ti toglierei fino all'ultimo centesimo. Te manierei vivo. Allora sei fetendona, scusa. Io facevo così per fare un'ipotesi. Putacheso. È sempre per ipotesi, Martin. Se adesso io spengo la lumiere, no? E rifacciamo l'amour. Che vuoi, regalino doppio? Ma lascia perdere, va. Tanto oggi è il mio compleanno. Il regalino te lo faccio io. Morto di fame. Oh,
Poi tu mi devi spiegare perché dormi sempre con questo dito in bocca. Ma non va lo scemo. Roba alla grande. Un corpo stupendo, una statua. Eppure una brava ragazza. Mi ha fatto una tenerezza. Proprio buono. Oggi è il suo compleanno. Mi ha dato la torta, mi ha dato il... bella veramente. Sto pensando, caro Parola, che non è neanche giusto che io adesso sono ricco, sono milionario. Anzi, miliardario. E questa povera disgraziata deve fare questa vita così a elemosinare 4 lire. Sai quando ho contrattato io? 15.000 lire. Ma sì, va, facciamo felici gli altri, non solo noi. Io ci regalo 8-10 milioni a questa. Faccio bene? Sì, eh? No, c'hai ragione. Francese viene qua in Italia. Che ci fa con 8-10 milioni? Ci vuole... beh, giusto le prime spese. Ma sì, mica me li devo portare nella tomba con me i soldi, no? Tu ti immagini la cassa da morto è dentro la ruota di scorta? Ma sì, libertà, egalité, fraternité, io ci regalo 20 milioni. Sì, vabbè, che al cambio, francese, dici tu, che ci fai con 20 milioni oggi? In Italia i soldi ci vogliono a palete. Ci faccio una bella iniezione di felicità anche a lei. Lei mi ha fatto felice a me, io faccio felice a lei. Le sparo 30 milioni. Eh no, beh, adesso non esageriamo, eh? Perché già con 30 milioni uno, se vogliamo, si compra, non dico un attico, ma insomma, si prenota, diciamo, un monocamera, un mini appartamento, che almeno una ragazza quando... che... che? Parola, che è successo qua? Oh! Ma... qua c'è il vuoto! No, non c'è... non c'è più niente! I soldi li hai messi? Li hai... vengo a te, li hai nascosti? No, dimmi se li hai nascosti, Parola, perché io qua vedo sì e no 400-500.000 lire. Parola, dimmi, fammi un gesto, io ti vedo pallido, che è successo? È successo qualche cosa che non mi vuoi dire? Oh, i soldi, dove? Chi è questo? Casino municipale. Madonna, benedetto, sto male! Eh sì, casino è questo. Casino, tu sei stato a casino, Parola! E se ti stanzo, ti ammazzo! I soldi! I soldi! Disgraziato malvivente! Sto bene! Il cuore! Sto... ma che cos'è questo bordello? Questo bordello? Sai che ha fatto questo figlio di sgualdrinaccia? Lo sai? Lo sai? Ma ha perso 1.200.000.000 a casino, ma ha perso! Che miliardo? Sì, che il miliardo? Il mio! Io ho vinto la schedina, ho fatto 38 calcio! 1.200.000.000! C'avevo i soldi nella ruota di scorta, c'avevo i soldi per te, ci siamo, ma ha perso tutto, ma ha perso! E tu hai perso tutti quei soldi al casino? Sì. E che fai c'è, uno stronzone? Che c'è rimasto? 400-500.000 lire, tieni! Questo c'è rimasto, questo, la fici. Breva, breva! Breva un cavolo! Stronza piuttosto! Ma come, io mi faccio ingannare da uno che ha vinto 1.000.000 a tutto calcio e per di più ci passo la notte a fare l'amore gratis! A me non me lo potevi dire, no? Ma che cosa mi dai gli schiaffi? Io ero venuto qua dentro per regalarti 20-30 milioni e il disgraziato muto malefico ha perso tutto, ha perso! Non ci torno a Torino a fare zitti con le aragoste! Non ci torno! Non ci torno! Ah.
può star qui dietro, signore. Stia attento agli orfanelli. Ve li ha già beccati tutti e due gli orfanelli. Messie, faites voce. Me li cambi tutti, per favore. Pour les employés. Merci. Biglietti al cambio. 500 per 500. Grazie. Finale 3, finale 2, orfano... Come ha detto? Orfano trofio. Orfanelli? Orfanelli. Ha perso tutto. Ah. Eppure io sento che è una buona serata. 8 i cavalli. 8 cavalli. 9, 14, escono. 26. Guarda le coincidenze le volte. Dal bar dello sport siamo partiti e al bar dello sport siamo arrivati. Incredibile, incredibile, incredibile. Incredibile è che noi abbiamo vinto 3 miliardi al casino. 52 volte è uscito il 2. 52 volte. Siamo arcimiliardari come l'avvocato Agnelli di Torino, Giovanni, per chi non l'avesse capito. Deve essere estetica, mi ha aiutato l'anima di Pepe. Le Moco? Che le Moco? Pepe, mio padre, è morto. Oh, mi dispiace. Con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Sono un italiano. Tutto l'Italia gli spaghetti a dente. E un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Ehi, hey, JR dei poveri, ma cosa fai, l'innamorato pazzo? Parola, hai parlato? Ma ho sentito bene, Martina, parlato, Parola, hai sentito anche tu? Ha parlato? Ha parlato. Ma... ha detto... Il ha parlé. E il ha parlé, sì. Parola, che fai, ti imbaurisci? Ma non parli più. Dimmi qualche cosa. Parola! Oh! Vieni Martino, sta parlando, capisci? Un italiano vero. Un Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in più. Un Italia col caffè ristretto, le calze nuove. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare.